Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente il video dei miei regali di compleanno. Viva! Sono felicissima di farvi questo video, voi avete chiesto in tantissimi, quindi sono felicissima di farlo. Come vedete la mia casa è ancora addobbata per il compleanno perché mi è piaciuta tantissimo la sorpresa che mi hanno organizzato il mio ragazzo e la mia famiglia, che ringrazio tantissimo e mando un bacio grande. Mi hanno fatto quella bella sorpresa che avete visto nel vlog che ho caricato qualche giorno fa, e infatti come potete vedere ci sono ancora le rose qua che sto conservando, i festoni, le scritte, perché comunque mi sono piaciute tantissimo e ovviamente voglio conservare il più possibile. È sempre il mio compleanno, ragazzi, farò durare il mio compleanno un anno fino all'anno prossimo. Ok, allora, se avete visto il vlog già sapete che il mio ragazzo mi ha fatto la scatola, ve la faccio rivedere perché è troppo bellissima, mi piace tanto questa qua. La scatola questa qua con la colazione e questo mazzettino, e poi c'era un'altra scatola che è questa scatola rossa bellissima che ha decorato lui con tutti queste roselline, fiocchettini, le ha incollate lui, è bellissima questa scatola. E comunque dentro cosa c'era? Oh mio Dio! In tante le avevate viste, queste qua, le Superga nuove, che a me piacevano tantissimo, veramente queste qua le ho scelte io. Cioè andammo nel negozio e me l'hanno fatto provare con una scusa e poi alla fine, quindi io le volevo, cioè le ho scelte proprio io, come se fossi fatta un autoregalo, quindi ovviamente mi dovevano piacere per forza e è andato sul sicuro. Sono praticamente delle Superga, c'erano anche bianche, l'ho volute prendere nere perché non avevo un paio di scarpe sportive nere. Sono un po' rialzate, vedete, comunque sono super comode, mi piacciono tantissimo anche sotto i vestitini per questo periodo dell'estate, mi piace molto questo look anche sportivo, anche sotto i leggings, sotto i jeans, comunque sono molto carine. Sono delle Superga soltanto rialzate, questa è la particolarità, mi piace tantissimo, e le metto anche coi calzini, quelli là velati, oppure coi fiocchetti, ho messo qualche foto anche su Instagram, comunque le adoro. E poi mi ha regalato questa qua, che è la pashmina, quella là con i cuoricini che poi mi ha usato per bendarmi. E poi dal suo negozio mi ha regalato questo pantaloncino di jeans troppo carino, che praticamente anche questo qua l'ho scelto io, mi piaceva, quindi alla fine è andato sul sicuro anche qua. C'è tutto il ricamo qua di uncinetto troppo carino. E comunque mi piace tanto anche perché io amo, il mio capo preferito d'estate sono i pantaloncini di jeans, short jeans, quindi è andato sul sicuro. Due belle letterine, due bigliettini. E poi passiamo al regalo di mia sorella. Mia sorella mi ha fatto un altro regalo meraviglioso, anche se devo dire questa cosa che ci tengo tantissimo. Il regalo più bello che mi hanno fatto, perché si fa sempre il video dei regali, adesso non vorrei sembrare banale, ma davvero il regalo più bello per me non sono queste cose materiali, anche se un regalo materiale per me vale molto, perché ad esempio mia sorella mi ha regalato, adesso faccio vedere, una cosa che rispecchia i miei gusti, quindi lei è andata là e ha comprato proprio una cosa pensando a me, oppure lui mi ha fatto la sorpresa delle scarpe che volevo io. Ok, mi fanno capire che ci tiene a me, però al di là dell'oggetto economico, i regali più belli che ho ricevuto quella giornata, prima di tutto è stare assieme alle persone che voglio bene, che mi vogliono bene, stare con loro, poi state tutte le sorprese che mi ha fatto lui, le rose, è stato comunque che loro hanno preparato, hanno cucinato tutte quelle cose per me, i bigliettini, anche un bigliettino, quindi tutta la giornata è stato un regalo, sapere che loro hanno pensato tutte quelle cose per me, veramente i vostri auguri, vi ringrazio tantissimo per tutti gli auguri che mi avete fatto, perché anche che ognuno di voi magari ha speso due secondi per scrivermi o due parole, o c'è chi anche ha scritto delle poesie, delle cose, dei messaggi lunghissimi verso di me, già questo per me è un regalo che vale molto di più di un oggetto, ecco, questo volevo dire, perché si fa il video i miei regali di compleanno, ma di regali che io ho ricevuto, quelli che per me hanno valore, non ve li mostrerò adesso perché non sono oggetti, ma sono emozioni e cose che insomma ho vissuto in quella giornata, ecco, questo ci tenevo a dire, quindi in questo video ci vanno anche quelle cose. Vabbè, piccola parentesi, però secondo me è doverosa, fatemi sapere se la pensate come me oppure no. Allora, mia sorella mi ha regalato una borsa della Guess, infatti questo è il bustone con questo frescone, guardate che belli, bellissimi, e praticamente questa borsa è stupenda. Vi ricordate che io l'ero andata a cambiare, ve l'ho detto nel vlog, perché
praticamente la chiusura era difettosa, ma assolutamente non avrei mai cambiato il regalo a mia sorella, perché mia sorella penso mai nella sua vita ha fatto un regalo. Io di solito non ricambio mai le pale, quindi figuriamoci. Ma poi lei mai mi ha fatto qualcosa che mi potesse non piacere, perché conosce benissimo i miei gusti, è come se fosse il mio alter ego, quindi figuriamoci. Ma ragazzi, questa borsa, ditemi se non è stupenda, perché le sa che in questo periodo sto amando molto questo rosino, e non avevo una borsa di questo colore. Poi mi piace perché è molto capiente, molto grande e è bellissima, è molto fine con questi qua dorati, quindi ecco, mi ha regalato una borsa però diversa da quelle che ho io, perché non avevo una borsa di questo colore con la scritta anche dorata Guess, quindi mi ha fatto molto molto felice. Vedete, la chiusura non è proprio semplice, ecco, bisogna premere qua e si apre. Dentro c'è il sacchetto, ci sono tutte le carte, non vedo l'ora di indossarla. Penso che una borsa sia da giorno che da sera, perché è bella grande, però comunque il colore la rende anche elegante per la sera. Poi si clicca qua e si dovrebbe chiudere, vediamo se ho capito. Non so perché alla commessa riesce tutto facile, ma a me è tutto difficile. Vabbè, ci riuscirò comunque. È bellissima nel suo sacchetto, quindi sono strafelice. Grazie Nancy, che mi ha fatto il regalo. Veramente mia sorella fa sempre regali che io adoro. Poi ho ricevuto questa magliettina da H&M, troppo troppo carina, guardate com'è carina, porta tutte le, delle scritte, delle figure, la fragolina, cioè sempre un rosa che guarda caso è anche lo stesso rosa della borsa, quindi sembra fatto apposta. Poi ho ricevuto questo top sportivo, che chi me l'ha regalato lo sa che faccio un uso smodato dei top sportivi, non vedo l'ora di indossarlo. È un po' imbottito, quindi non è trasparente, poi è nero, quindi è bello coprente. La particolarità è che ha queste bretelline che sono tutte colorate, quindi è nero però comunque è colorato, è di Tezenis. Non so quanto costi, perché ovviamente non c'è scritto, ma suppongo abbia un prezzo ragionevole, perché comunque le cose di Tezenis sono molto convenienti, quindi magari se vi può piacere lo potete ancora trovare. E poi questo vestito, questo è troppo bello, praticamente questo vestito è bellissimo ed è un vestito che io avevo visto tempo fa da OBS. Praticamente porta sulle spalle, vedete le spalle da fuori così, ed è un rosso bellissimo, così, vedete quanto è bello, cioè porta questa scollatura sulle spalle che non vedo l'ora davvero di indossarlo. Poi io amo tantissimo il rosso, allora si direbbe, cioè questo qua con così capelli mossi e rossetto rosso, senza neanche gioielli, super semplice, me lo vedo proprio per una prossima serata. Yeah, grazie, grazie per questo outfit, questo look. Poi, altra busta da Silvia Nitz. Praticamente ho avuto questo cappello che è bellissimo. Questo è di Silvia Nitz? Penso di sì, perché nella busta di... sì, c'è proprio il cartino di Silvia Nitz. Allora, praticamente ho un cappello bellissimo nero, da abbinare anche le superga nere, magari con un jeans, non so, consigliatemi, poi magari metterò qualche foto. Praticamente viene così. Oddio, che carino, bellissimo. Qua porta anche un fiocco. È bello, è particolare, però è bello, dai, mi piace tantissimo. A me tutti i regali che mi piacciono, che mi fanno, mi piacciono sempre, non dico mai, perché ma non riuscire né a dire che uno mi piace, fa schifo oppure no, lo vado a cambiare, no. A parte che mi piace veramente, però anche se non mi piacesse non dire mai. C'è questa cosa che mi dispiace. Comunque è bellissimo, è particolare, perché ognuno ci ha speso dei soldi, ci ha messo, insomma, il pensiero di farlo, no? Poi ho ricevuto questo giubbino di jeans, sempre di Silvia Nitz, sì, molto molto carino, questo mi è piaciuto tantissimo. Praticamente un giubbino di jeans corto che ha tutti questi particolari. Oh mio Dio, devo lavarlo prima di indossarlo. Allora, i bottoni, c'è scritto tutto Silvia Nitz sopra, sono tutti belli con la stella, bellissimi, particolari. Poi qua è tutto rotto, in particolare è rotto in alcuni punti. Comunque non vedo l'ora di indossarlo, ovviamente vedrete tutto nelle mie foto Instagram, perché quando poi ricevo le cose non vedo l'ora di fotografarle e farvele vedere e sapere se vi piacciono. Poi ho ricevuto questo qua, che è troppo carino. Questa è la mamma del mio ragazzo che fa queste cose fatte a mano, troppo troppo carino, ditemi se non è carinissimo. Queste cose sciabbia a cuore, no vabbè, poi il cuore è rosa, quindi sempre questo rosa che mi perseguita, che è veramente bellissimo. Poi ci sono i fiocchi, è a cuore, è rosa, poi ci sono le perline, comunque è bellissimo,
è troppo bello e particolare. Bello, non so dove metterlo, datemi un consiglio, però è bellissimo veramente. Oddio, è troppo shabby e carino. Yeah. E poi, sempre lei mi ha regalato questa trustina, troppo troppo carina, con degli ombrettini e dei luci da labbra, con lo specchietto, che carino, da viaggio, perché dovrò fare un viaggio. E quindi questo è tutto ragazzi, spero che i miei regali vi siano piaciuti, comunque che questo video vi abbia fatto compagnia, ringrazio tantissimo tutte le persone che mi hanno fatto questi regali, ma anche solo chi mi ha fatto gli auguri, ha pensato a me in quella giornata. Vi voglio tanto tanto bene, grazie per aver contribuito a rendere il mio compleanno un giorno speciale, vi voglio bene, ciao e tanti auguri, fatemi sapere chi compie gli anni oggi, auguri, buon compleanno da Camilla, ciao. Todo mi sentido va pidiendo.